Oggi ci sono solo io e la Sanna per un altro impegno, purtroppo. Io volevo innanzitutto, non smetterò mai di ringraziarvi. Non smetterò mai di ringraziare questi due ragazzi che comunque permettono, o almeno fino a poco tempo fa, hanno permesso tutte le domeniche di godere di buona musica, musica emergente, di cultura e di comunicazione di quello che avveniva nella città. E grazie a loro noi dal 2016 facciamo questo, comunichiamo quello che vediamo che accade, quello che è accaduto ai nostri figli quando esprimevano il loro dissenso rispetto alle congregazioni, permettetemi di chiamarle così, fasciste, piuttosto che quando manifestavano il dissenso rispetto al continuo voler costruire altre nuove opere invece di mettere in sicurezza quelle che ci sono, quelle che esistono. E non dimentichiamo Genova, quello che è accaduto a Genova lo scorso anno, e speriamo che non accada più, però occorrerebbe che qualcuno si mettesse proprio una mano sul cuore, lasciatemi dire così, e che cominciasse proprio a guardare e a valorizzare quello che è il nostro territorio. Questi ragazzi, i nostri ragazzi, partecipavano alle manifestazioni per questo, anche per la libertà e il diritto dell'abitare di tutti, e spesso si trovavano manganellati perché magari aiutavano le altre persone che scappavano quando c'erano le cariche della polizia. E a causa di questo si sono ritrovati con molte denunce e limitazioni della loro libertà, in quanto o venivano indagati e perquisiti in casa, oppure venivano messi ai domiciliari con le restrizioni o addirittura in carcere. E quindi noi mamme 3 anni fa ci siamo messi insieme proprio per far sapere che comunque questi ragazzi sono ragazzi che lavorano, studiano e si dedicano anche al sociale, non pensano solo ad andare in discoteca e ad avere l'oggettino firmato. E ci sono tanti ragazzi così, e per cui bisogna valorizzare quello che sarà il futuro. Noi ci siamo messi insieme e qui abbiamo avuto la possibilità di far sapere quello che accadeva a loro, ma non solo a loro, anche quello che accadeva a ragazzi in altre città d'Italia o addirittura che manifestavano, che partecipavano all'estero ai vari G8 e così via, G20. E adesso noi ci teniamo particolarmente che l'evento del balconcino continui ad esserci, perché comunque non possiamo pensare che la domenica in centro si debba solo camminare e consumare un gelato, che per carità va bene, anch'io li adoro, e che si entri nei negozi ad acquistare, o che si passino le domeniche nei centri commerciali ad acquistare e stare lì. Bisogna c'è proprio bisogno che tutti scendiamo, che facciamo parte di quello che è vicinato, di queste modalità di aggregazione. Ieri per esempio le mamme siamo andati ad una festa dei vicini che era in banchina, ma anche oggi ce ne sono altri in Torino. Quindi approfittiamo tutti di queste possibilità di conoscerci e anche di, se capita, di aiutarci. Perché occorre che diventiamo un po' più umani, che siamo, dovremmo essere meno attaccati a questi marchingegni, oppure che servono a qualcosa. Niente, io ho più che ringraziare loro e speriamo che venga data loro la possibilità di continuare a esprimersi al meglio. E grazie a tutti voi. Ciao.